Bentornati, buongiorno e pace bene. Oggi 13 dicembre ricordiamo Santa Lucia. Le fonti più antiche e attendibili su Santa Lucia sono gli atti greci e latini degli inizi del V secolo. Lucia nacque a Siracusa verso la fine del III secolo da una nobile famiglia cristiana. Sin da fanciulla si consacrò segretamente a Dio con voto di perpetua verginità, ma secondo le consuetudini dell'epoca venne promessa in sposa a un pretendente, invaghito della sua straordinaria bellezza. Un giorno Lucia propose alla madre, di nome Eutichia, di recarsi insieme a lei in pellegrinaggio a Catania, presso il sepolcro dell'illustre vergine martire Sant'Agata, per domandare a Dio la grazia della guarigione della stessa Eutichia, da molto tempo gravemente ammalata. Giunte in quel luogo, il 5 febbraio dell'anno 301 pregarono intensamente fino alle lacrime, implorando il miracolo. Lucia consigliò alla madre di toccare con fede la tomba della santa patrona di Catania, confidando nella sua sicura intercessione presso il Signore. Ed ecco, Sant'Agata apparve in una visione a Lucia dicendole: «Sorella mia Lucia, vergine consacrata a Dio, perché chiedi a me ciò che tu stessa puoi ottenere per tua madre? Ecco che per la tua fede ella è già guarita. E come per me è beneficata la città di Catania, così per te sarà onorata la città di Siracusa». Subito dopo la visione, Eutichia constatò l'effettiva avvenuta guarigione miracolosa e Lucia decise di rivelare alla madre il proprio desiderio di donare tutta la propria vita a Dio. Così Lucia si dedicò senza interruzione ai poveri, agli orfani, alle vedove, agli infermi. Il suo promesso sposo si vendicò del rifiuto denunciando Lucia al locale tribunale romano, mentre infieriva la crudele persecuzione anticristiana dell'imperatore Diocleziano. Arrestata, rifiutò con coraggiosa fermezza di sacrificare agli dei pagani e quindi venne processata dal magistrato Pascasio. Ella rispose all'interrogatorio senza timore, citando nelle sue risposte la Sacra Scrittura. Rimasta miracolosamente illesa da crudeli supplizi, profetizzò l'imminente fine delle persecuzioni di Diocleziano e la pace per la Chiesa. Dopodiché morì con un colpo di spada in gola e venne sepolta in una catacomba di Siracusa. Era il 13 dicembre dell'anno 304. Da allora il suo culto si diffuse ben presto in tutta la Chiesa e ancora oggi Santa Lucia è tra i santi più popolari, più amati e più venerati del mondo. Santa Lucia è una santa famosissima che per tradizione è stata poi nominata come protettrice degli occhi e della vista. Come mai? È difficile anche ricostruirlo, però è bello notare come a un certo punto i santi efficacemente riescono poi a diventare dei patroni di un aspetto della vita e dell'esistenza. E gli occhi sono molto importanti per noi. Non solo da un punto di vista del corpo, perché ci permettono di muoverci nello spazio e di fare tante cose, ma sappiamo che la vita è possibile anche senza questo dono, forse più difficile perdendo tanta bellezza, ma comunque una vita bella è lo stesso possibile. Ma gli occhi, in base alla nostra tradizione, sono molto importanti anche per la vita dello spirito, essenziali per la vita dello spirito. Perché? Perché le immagini ci arrivano dritte al cuore e la rimangono. Allora, com'è possibile ferire i nostri occhi con gli oggetti che abbiamo intorno e quindi siamo molto attenti a proteggerli? Abbiamo dei riflessi molto attivi per proteggere i nostri occhi. Difficilmente qualcosa riesce ad entrare in contatto con la loro superficie fragile. Ecco, così è anche per lo spirito. La stessa attenzione e cura dobbiamo avere per i nostri occhi per proteggere il nostro spirito da immagini che fanno male alla nostra anima, immagini che feriscono il nostro cuore e che rimangono annidiate lì e al momento opportuno sono in grado di addirittura condizionare le nostre scelte. Proteggiamo quindi il nostro sguardo dalla cattiveria, dalla violenza, dalle scene brutte, dalle scene impure, perché poi il nostro cuore ne è profondamente turbato e scombussolato. E per questo chiediamo l'intercessione di questa santa speciale. Santa Lucia prega per noi.